E ragazzi, ma dov'è il camper? Eccoci amici di Camperino, avete visto la sorpresa nel piazzale dove parcheggiamo di solito? Il camper non c'è. E camper è in officina. L'ho portato per fare un normalissimo tagliando annuale prepartenza. E quando ero lì parlando col meccanico, insomma, l'ho detto di ascoltare un fischio che mi sembrava un po' strano, pensavo fosse la cinghia di trasmissione e soltanto un po' lente, invece è venuto fuori che è la frizione che è a rischio, nel senso che può darsi che vada così come può darsi che mi molli da un momento all'altro, e siccome non si parte con questi dubbi, il camper è rimasto fermo in officina in attesa della riparazione. E quindi ci godiamo un po' di mare casalingo. Queste giornate sono caldissime e molto faticose in ufficio nonostante i benefici dell'aria condizionata. Quindi nel fine settimana, compatibilmente con le altre attività domestiche, ne approfittiamo per farci un bagno, perché fortunatamente non dimentichiamoci che viviamo in una città di mare, quindi anche se non usiamo il camper abbiamo questo beneficio. E quindi niente, vi metto magari qualche immagine bella che ho comprato a custodia della GoPro, sono acquea e ho fatto un po' di riprese, mi sono divertito a fare un po' di snorkeling come quando ero piccolo. Nel frattempo volevo anche cogliere l'occasione per parlarvi di come mi organizzo io queste giornate prima di partire. Chi mi segue un po' sul canale ha già capito che sono piuttosto meticoloso nel preparare i viaggi, e uno delle, penso, cose più noiose che ho dovuto affrontare le prime volte che partivo col camper, ma in realtà anche prima, partendo con l'auto per andare dai parenti in Ungheria e quando ancora magari mi potevo permettere ben 3 settimane di ferie una dietro l'altra. Ecco, la cosa che è più fastidiosa è chiudere casa, e soprattutto dopo aver chiuso casa, che in genere è una cosa che si fa già pensando a cosa abbiamo preso, se manca qualcosa da portare via, e quindi magari distratti. E mi è capitato spesso di ritrovarmi poi, una volta partito, magari dopo aver fatto 200 km, a domandarmi: ma il gas l'ho chiuso? Ma i giri alla porta gliel'ho dati? Oppure dopo 2 settimane di ferie iniziare a pensare al momento in cui uno torna a casa e chiedersi: ma le chiavi dell'auto dove l'ho messe? Sono tutti momenti di panico. E quindi nel tempo ho imparato a gestirli con una lista che ormai è per me un'abitudine consolidata. E è un po' una checklist come usano i piloti in aeronautica, quindi è una lista che leggo al momento in cui sto facendo le attività di chiusura della casa e smarco, cancello le singole voci nel momento esatto in cui le faccio. In questo modo ho la garanzia certa di averlo fatto, perché cancellerò la voce chiusura gas soltanto quando avrò girato materialmente il rubinetto del gas. E se anche non mi ricorderò, come sarà probabile perché sono smemorato, non avrò memoria della visione nella testa del momento in cui l'ho chiusa, so che c'è quel foglio che mi accompagna che mi dice: guarda, l'hai chiusa perché dopo che l'hai chiusa hai smarcato la voce. E quindi ho questa breve lista, semplicissima, poi ognuno se la può eventualmente personalizzare come meglio preferisce nelle varie attività che sa di dover preparare, che mi accompagna al momento in cui chiudiamo casa.
una lista un po' più banale è quella degli oggetti da portare, ma in realtà sono in genere pochi, perché il camper nostro è sempre pronto a partire. E vabbè, un po' di verifiche che faccio prima dei viaggi lunghi o prima dei viaggi all'estero è quella di controllare di avere una fotocopia, ad esempio, di tutti i documenti di identità, a cui ora si sommano green pass cartacei, non si sa mai, e una fotocopia dei documenti del camper, insomma una copia di tutti i documenti utili, perché è vero che ho tutto scannerizzato, tengo tutto sul telefono, è vero che c'è la copia originale, però magari, che ne so, vanno perse e ci abbiamo sempre una copia di backup dei documenti importanti, una verifica a dove tengo il triangolo, i giacchettini ad alta visibilità, tutte quelle cose che si spera di non dover usare mai, che non controlliamo magari per un anno intero perché ci spostiamo poco, facciamo spostamenti in zona. Però è bene nei periodi di grande traffico autostradale, insomma quando si viaggia per tante ore, avere ben presente dove sono stati riposti. E quindi mi faccio sempre un recap, un riepilogo di queste cose qua, oltre che, vabbè, segnare le medicine da portarsi, che magari cambiano tutti gli anni in base alle esigenze, che anche quelle sono cose che si evitano nei viaggi corti, però in un viaggio di 2 settimane magari è bene portarsi qualche cosa in più. Quindi il camper ci verrà ridato praticamente pochi giorni, spero, un paio di giorni prima della partenza, e quindi la prossima settimana inizieremo a preparare tutte le borse, un po' di spesa, insomma quello che si usualmente si porta sul camper lo prepareremo comunque a casa, fuori bordo, diciamo, per prendere in prestito un termine nautico, e per poi fare un trasbordo all'ultimo momento. Ci avrà un po' di attività da fare, tipo togliere una bombola, fare un attimo una pulizia, anche se il camper l'avevo lasciato pulito l'ultima volta. Quindi speriamo di partire comunque tranquilli. Io per ora vi lascio, vi aspetto per i prossimi video. Non vi anticipo, ve lo anticipo, andremo quest'anno sperando di trovare un fresco che qui in Italia manca ormai da giorni, speriamo di trovare un po' fresco, andiamo in Germania, passeremo qualche giorno in Val d'Aosta, poi attraverseremo la Svizzera, sto cercando di stare attento al peso, e poi lì, una volta arrivati in Svizzera, praticamente correremo sul confine del Reno, un po' fra Francia e Germania, Strasburgo, la Foresta Nera, e quindi in realtà Germania, ma una regione ben localizzata della Germania, e per poi rientrare passando dalle cascate di Schaffhausen, ultima tappa in territorio tedesco, e poi giù veloci di rientro fino all'Appennini per un ultimo fine settimana in quota prima di rituffarci nel calore della nostra Livorno, che ci avrà anche in mare però anche calda. E speriamo, insomma, di divertirci. Farò un sacco di video che spero vi terranno compagnia per un po' di tempo. Per ora vi saluto, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, di seguirci anche sui nostri social. Sicuramente, come tutti gli anni passati, quando viaggiamo facciamo un post al giorno, e quindi vi anticipiamo quelli che saranno contenuti dei video giornalmente, 3 o 4 foto, quelle che mi piacciono di più, e quindi, insomma, seguiteci. Ciao!